Ottaviano di Martinonelli nasce a Gubbio nel 1370 e muore nel 1448-1449, anche se la data non è ancora certa. Gubbio, una terra molto affascinante e uno snodo culturale importante nel centro della catena appenninica, in quanto crocevia fra il mare Adriatico e il Tirreno. Dante lo ricorda nell'undicesimo canto del Paradiso, nel verso 43-117, e la considera come la terra del beato Ubaldo. Ottavianonelli rappresenta uno dei maggiori pittori e maestri dell'Italia centrale. Coevo di Gentile da Fabriano o Beato Angelico, è il protagonista assoluto del gotico internazionale. La sua formazione avvenne naturalmente a Gubbio, ma dobbiamo ricordare Fano, Urbino, Perugia, Foligno, Pietralunga e Rimini. Pensiamo alla San Domenico, a Fano, a quell'affascinante affresco in cui si rappresenta lo sbarco della Maddalena in Francia, oppure la cappellina meravigliosa dipinta nel Palazzo Trinci a Foligno. Il capolavoro che dipinse a Gubbio è senz'altro l'affresco della Madonna Belvedere presso la chiesa di Santa Maria Nuova nel 1423, che rappresenta un momento di passaggio dalla cultura gotica medievale alla cultura rinascimentale in Umbria. Il suo stile ambivalente, interprete del suo tempo e della sua gente, si incardina in un periodo di grande vitalità, in cui inizia la borghesia mercantile ed artigiana. Nella Madonna del Belvedere è presente quel sincretismo tra la personalità del Nelli e del suo tempo, quel rapporto contrastato fra lo spirito e la terra, fra la dolcezza dei visi, delle santità e le figure volgari. Ma c'è davvero un distacco fra questi due mondi? Ottavianonelli è una figura misteriosa. Frequentò le più importanti famiglie che iniziarono il Rinascimento italiano del centro Italia. Ricordiamo la famiglia Pinoli, la importante famiglia De Montefeltro, la famiglia Trinci, tutte ghibelline. Nelli possiede quel seme della perfezione e della dolcezza dei visi delle Madonne che poi germoglieranno e diventeranno piante in Raffaello, ma anche quel senso di derisione gioiosa di quei visi un po' grotteschi, goliardici, che ritroveremo però anche nel Michelangelo della Cappella Sistina. Il Medioevo, a differenza del luogo comune che vede questo periodo come oscuro, in realtà traspare dai fregi o affreschi del tempo come un mondo di giocosità e tensione verso lo spirito, e l'affresco di Ottavianonelli riflette una espansività e una nobiltà senza eguali. I visi dei personaggi sono calmi, sorridenti, avvenenti e bonari. L'immagine del Cristo fa sembrare quasi un uomo del popolo, preso dalla strada o addirittura dall'osteria. Nel Medioevo prevaleva la satira, che ironizzava su persone che amavano bere, cantare, amare, fare la bella vita, e questo e spesso venivano raffigurate come doviziose e ben nutrite. La Madonna con il bambino ha delicate curve, un fascino dolce che indica come doveva essere la donna dei sogni dell'epoca. Il Medioevo fu il periodo di San Francesco, di Giotto, di Dante, dei Templari, dei fedeli d'amore, dei trovatori, dell'amore ossessivo verso l'alchimia, grazie anche alle crociate che rimisero in contatto l'Occidente con la sapienza arcana, antica, pagana dell'Oriente. Le eresie religiose contribuirono a creare una nuova umanità, meno costipata da schemi, e questa è anche la ragione per cui i visi sono diversi l'uno dall'altro. Non si somigliano, sono molto distanti dalle immagini iconiche dei tempi passati. Grazie all'intreccio della profonda cultura maschile, insieme ad una nuova cultura femminile di nobildonne, generatrice di un pensiero fluido ed elastico,
che si infranse in questo periodo quella forma di cristallizzazione e si favorì una spinta vitale che percorse i più svariati tessuti sociali. Le eresie di matrice gnostica riportarono testi antichi di religioni pagane che l'uomo del Medioevo non studiò per rispetto di false divinità, ma perché contenitori di informazioni inaccessibili agli incolti. A differenza di luoghi comuni su questo periodo storico, il pensiero medievale è stato un pensiero scientifico e la sua missione quella di tradurre simbolicamente ciò che aveva ricevuto nel passato e verso il quale era rimasto fedele custode. Per l'uomo medievale la verità è nel simbolo ed è rivelatrice di un insegnamento segreto, di un pensiero superiore, concreto ed immutabile. Il bambino è paffuto e sereno, così come gli angeli che suonano e cantano. Niente esprime sofferenza. I santi sono dipinti al lato dell'affresco. Sulla sinistra abbiamo Sant'Emiliano o San Giovanni Evangelista con il libro e la palma in mano, mentre sulla destra c'è l'immagine di Sant'Antonio Abate. Essi hanno una figura virile, sana, nulla e nessuno ha l'aspetto emaciato, e questo dimostra come Ottaviano Nelli descrive una realtà che nulla ha a che vedere con il deprimente spettacolo delle misterie umane. L'affresco può essere suddiviso in parti geometricamente simmetriche. In alto c'è il cielo stellato, con le costellazioni, con i visi delle santità, mentre in basso c'è la terra, la crosta terrena, anche se non è perfettamente visibile per via del deterioramento dell'opera. I lati dell'affresco sono uno antitesi dell'altro. Al latere del dipinto ci sono i mediatori, ci sono i committenti dell'opera. Sulla destra c'è il capofamiglia. Sulla sinistra, molto probabilmente, la moglie e la figlia. Dal fatto che dietro la donna ci fosse un angelo custode che la protegge e la eleva, si evince come, molto probabilmente, questo dipinto è collegato ad una sepoltura femminile della famiglia. Forse per questo il lato delle donne è chiaro e cristallino, solare, mentre il lato dell'uomo è scuro, tende al marrone, come anche l'abito di Sant'Antonio Abate. Il committente si tratta molto probabilmente del figlio di Venturuccio, Antonio Pinoli, che nasce nel 1390 e muore nel 1470. Fu gonfaloniere di giustizia nel bimestre di luglio e agosto del 1448 e del bimestre di marzo e aprile del 1453, una figura pertanto estremamente importante. Nella storia della Madonna del Belvedere, attraverso una recente lettura, si scrive che a commissionarla fu un certo Antonius Tintoris, un tintore. Che insegnò al figlio ad evitare il male. Dettagli che saranno estremamente importanti per trovare la chiave del dipinto. Nell'affresco il conte Antonio Pinoli diviene un unicum fra le stoffe anch'esso scure di Sant'Antonio Abate, il santo di riferimento forse per via dello stesso nome. I lati estremi dell'affresco sono racchiusi da una cornice dove si stagliano delle colonne tortili, sulle quali Ottaviano Nelli esprime una satira medievale molto vicina a quella di Giovanni Boccaccio, dove l'eros giocoso, a tratti irridente e scabroso, vince su tutto. Sono proprio i contenuti delle colonne tortili a rendere basito lo sguardo degli spettatori, ma nella realtà rappresentano lo spirito del Medioevo, dove le nozioni del tempo e dell'eternità, la bellezza eterica del mondo spirituale e il linguaggio del corpo pronto ai giochi dell'amore diventano insieme viatico verso l'immortalità.
Il contrasto fra l'amore animico, vista come forza primigenia da Dante, ricordiamo San Francesco nel Cantico dei Cantici, e l'amore degli umori terreni, diventano una liturgia del vivere, dove il corpo è sacro. Nell'opera di Ottaviano Nelli è il trionfo della corporalità pagana, che occupa un posto non meno rilevante della immaterialità cristiana mistica. Nella Madonna del Belvedere la scienza e la conoscenza sapienziale dominano su tutto. Analizzando l'opera, al centro c'è la nascita di una stella, simbolicamente rappresentata dal drappo di stoffa color rosso ed oro che orna la Madonna. Nel cielo stellato sono dipinte le costellazioni. Guardando bene, analizzando la foto ad alta risoluzione di questo affresco, ho notato che le costellazioni sono quelle del leone, del cigno e dell'orsa. Un dettaglio straordinario è che il principio vivente, il Logos, ha origine dalla madre, il cui capo si erge al di fuori della stella ed è attaccato, come se fosse una proiezione, al busto di Gesù all'interno di un'immagine che ha la forma di una pigna. Ottaviano Nelli dipinge quindi la ghiandola pineale, l'occhio dell'anima capace di vedere la realtà reale e non quella che appare ai nostri occhi falsi, che è illusoria ed è deviante dalla verità. La ghiandola pineale è conosciuta da tempi antichissimi, ricordiamo Galeno di Pergamo, che fu un medico dell'antica Roma, che la descrisse come una piccola pigna. La sua rappresentazione la possiamo trovare nella storia attraverso il terzo occhio di Ra in Egitto, nella pigna del Vaticano, nelle rappresentazioni del Buddha, in cui la testa del Buddha di fatto è una grande pigna, oppure nelle immagini dei re, delle divinità sumere. Ottaviano Nelli la dipinge un po' ovunque sull'abito della Vergine e simboleggia il Logos della Madre, dalla cui idea partorirà il Cristo Sole, la vera luce. Nell'affresco, come un fumetto in cui in una nuvola si rappresentano i pensieri, al di sopra della testa della Madonna, dentro la pigna, viene descritta quell'idea generativa che si trasformerà in realtà attraverso la nascita del bambino di luce. Molto probabilmente l'artista Eugubino dipinge la ghiandola pineale con la forma di pigna anche per omaggiare in senso metaforico il nome della famiglia dei committenti, il conte Antonio Pinoli, il cui cognome e stemma di famiglia del suo casato derivano proprio dalla pigna, il cui significato quindi originale è sapienziale. Attraverso il simbolo della pigna e il nome simbolico di Antonio si creerà un calderone alchemico molto interessante. I conti Pinoli furono notoriamente ghibellini. Furono legati al sapere della scienza e sicuramente sostenitori del gualdo, un colorante azzurro di colore vegetale molto richiesto all'epoca. Pensiamo per esempio alla cittadina marchigiana il cui nome è Sant'Angelo in Vado. Di fatto deriva da un antico nome che era questo, Sant'Angelo in Gualdo. Oppure pensiamo alla cittadina umbra che il cui nome è Gualdo Tadino. Questo colorante ha una storia particolare in Europa. Fu un estratto della Isatis tinctoria, usato dai guerrieri celti per dipingere il viso prima delle battaglie. E rappresentò per parecchio tempo una fonte di ricchezza per le regioni comprese fra Tolosa, Albi e Carcassonne, patria dei Catari. Il blu pastello estratto da questa pianta
denominato anche blu di Carcassonne, fu molto ricercato sia per la tintura dei tessuti, ma anche come per i cosmetici e come colorante per i pittori. In Italia venne coltivato in particolar modo nell'Appennino umbro-marchigiano e nel Montefeltro. Benedetto De Franceschi, padre di Piero della Francesca, era un famoso commerciante di Guado o di Gualdo. Questo aspetto legato al Gualdo è essenziale per l'interpretazione dell'affresco. Esso fu pagato da Antonio Tintoris. Le mani del committente Ottaviano Negli le macchia di questo materiale. È vero che all'epoca il commercio di questa pianta era estremamente importante, ma il fatto che il Negli dipinge le mani del committente molto lunghe e macchiate, il corpo del conte lo fa avvolgere da Sant'Antonio Abate ed il padre Mucciolo, nomignolo di Venturuccio, insegna al figlio ad evitare il male, potrebbe significare che la famiglia probabilmente apparteneva ai tintori, ovvero al mondo cataro, che erano chiamati i giusti e i buoni. Ecco il motivo per cui il padre tramanda l'insegnamento al figlio di evitare il male, di evitare coloro che sono in antitesi e in contrasto con il mondo dei giusti, quelli dei catari. Anche per questo motivo il colore preponderante dell'affresco è il blu. E difatti il colore privilegiato della famiglia Pinoli e dei Catali era il blu. Continuiamo ad analizzare l'affresco. Dall'immagine della pigna con all'interno il Cristo, che è dipinto con il colore rosso fuoco, si manifestano sei onde, dalla forma di sei esseri angelici di colore azzurro. Essi rappresentano la creazione della forma mediante il suono, raffigurato dagli angeli che suonano e le arpe e i violini, strumenti le cui corde assomigliano alle griglie dell'universo. Il pensiero è fuoco spirituale che attraverso le vibrazioni forma la materia e questo principio scientifico è raffigurato dal colore azzurro che dall'alto scende verso il balzo lungo il manto della Vergine. Il corpo della Madonna, come specchio dell'immagine dipinta sopra la sua testa, ha nel centro il fuoco e all'esterno il colore azzurro, con all'interno i ricami in oro. La fusione di fuoco ed acqua è evidente anche dal fatto che il Negli ha disegnato sul manto della Vergine fregi che rappresentano la ghiandola pineale a forma di pigna, dal quale deriva il Cristo Sole. E questo proprio per evidenziarne la sua origine. Sulla veste azzurra della Vergine, vicina alla crosta terrestre, ci sono delle sfumature leggere, delle nuvole bianche, e anche questo dettaglio svela profonde conoscenze scientifiche dell'artista Eugubino. Il calore e la luce si creano dall'urto delle vibrazioni fredde e oscure che arrivano dall'universo contro l'atmosfera gassosa e poiché man mano che ci avviciniamo alla Terra la resistenza aumenta in maniera proporzionale alla densità del mezzo, il calore, la luce, la luminosità sono più forti sulla superficie terrestre perché gli strati d'aria sono più densi. È un principio alchemico estremamente profondo ed essenziale. Il velame gassoso, oltre ad essere presente nell'abito della madre, è presente anche nell'abito velato del bambino. Negli rappresenta quel che in maniera sublime viene descritto da Dante. Siamo nel girone dei superbi, Purgatorio, undicesimo canto. Il canto inizia con un Padre nostro, in volgare e non in latino, una preghiera in cui le anime restituiscono a Dio parte di quell'amore che il peccato gli aveva tolto. Il Padre nostro è nei cieli e i suoi figli, con lo stesso spirito del Cantico dei Cantici di San Francesco, lo laudano e rendono grazie al suo dolce vapore. Questa frase, usata da Dante, al suo dolce vapore, nasconde una sapienza scientifica che anche il Negli dimostra di conoscere molto bene e che raffigura e dipinge nell'affresco della Madonna del Belvedere.
la famiglia Pinoli rappresenta insieme a Sant'Antonio Abate un elemento eterogeneo, cosa sottolineata anche dai colori dei loro abiti, non sfarzosi, tipici del mondo cataro, che rappresentano un unicum con quello del santo. Le mani del conte, lunghe e sproporzionate, sottolineano il senso di responsabilità nei confronti del popolo, ma anche un elemento di distinzione, attraverso il potere derivante dalla devozione assoluta verso la madre. È la madre che dà questo potere al conte Antonio Pinoli, un potere derivato come discendente diretto di un principio primigenio rappresentato dalla pigna. Le mani sono il simbolo di potenza e supremazia spirituale. Essere presi dalla mano di Dio significa ricevere la manifestazione del suo spirito. Nel simbolismo, quando la mano di Dio tocca l'uomo, questi riceve in sé la forza divina. Nell'affresco, il contatto con la divinità avviene nella forza di presa fra il pollice del committente e il bastone sacro di Sant'Antonio Abate, entrambi simboli della forza creatrice. Le mani dell'angelo custode sulla parte sinistra dell'affresco sostengono la donna, quasi sollevandola dalle figure sottostanti, così come la mano di Sant'Antonio Abate sembra estrarre la testa del committente Antonio Pinoli dalla massa informe sottostante, con una postura manuale che sembra andare ad attivare la ghiandola pineale del conte Antonio Pinoli premendo con il pollice sulla sua nuca. Dall'analisi semantica del nome Antonio ne deriva che il significato è questo: il fiore malizioso, erotico, che è in movimento e che si trova nella parte più interna del tempio e che si oppone alle forze. Quindi il messaggio è che Antonio è colui che in qualsiasi luogo e ovunque si oppone alle forze del male. E questo ha un significato molto importante sulle origini della vita, perché se rovesciamo la parte d'immagine in cui è dipinto sia il santo che il conte, l'artista nasconde più immagini affastellate l'una sopra l'altra. In particolare, sul tessuto color della terra appaiono dei daimon, dei mostra, che sembrano emersi da una grande caverna rappresentata dal tessuto più interno dell'abito del santo. La sua mano, anch'essa lunga, regge la testa del conte, che ha la forma di una pigna, sul cui cappello si nasconde un altro viso uguale e contrario a quello in evidenza sull'affresco. In sintesi, la vita nasce da un movimento erotico che si oppone al male, quindi l'origine dell'universo è femminile. L'artista ripete anche in questa occasione lo stesso principio espresso con il capo di Maria. Abbiamo quindi sia la ghiandola pineale della Madre Celeste che ha partorito l'universo, sia il capo del conte Pinoli, tirato fuori dal mondo degli inferi dalla mano di Sant'Antonio Abate. Se andiamo ad analizzare i simboli del santo, il primo è il fuoco, che sancisce l'origine e la fine dell'universo. È il Tao, che vediamo impugnare da Sant'Antonio nelle iconografie più diffuse. Secondo la tradizione, il santo sarebbe sceso dagli inferi e dopo aver acceso il suo bastone, sarebbe tornato sulla terra per donare il fuoco di vita agli uomini, una specie di Prometeo cristianizzato. Quindi il bastone di Antonio è il meteorite di fuoco celeste simbolicamente rappresentato dalla spada di San Michele o dal tirso, dalla ferula, dalla tradizione pagana o il pastorale nel cristianesimo, ovvero quell'asse del potere che mette in relazione due mondi, la luce e l'ombra, il sacro e il profano. Altro simbolo di Sant'Antonio Abate è sicuramente la campanella, che rappresenta il suono armonico di creazione, che viene rappresentato, diciamo, nell'affresco dagli angeli che sono presenti nell'affresco, che cantano e suonano. Il corpo del santo, quindi, rappresenta il divino che scende negli inferi, la cui immagine è l'abito oscuro costellato da demoni, dal quale tira fuori
colui che metterà in relazione i due mondi, perché è legato al culto del sole, il conte stesso e la sua missione nella terra. L'educazione impressa ad Antonio da parte di Venturuccio di evitare il male significa quindi che la famiglia faceva parte di quella schiera dei giusti che combatteva il male per far affermare il bene, ovvero l'eresia catara. Le due colonne tortili nascondono figure che giocano nell'eros e nella voluttà dei corpi, che si divertono a fare giochi d'amore, come era nello spirito dei tempi. Il suo significato potrebbe essere legato a questo culto del Risus Pascalis, un rito pagano legato alla Pasqua, in cui il parroco, durante l'omelia, si fermava ed iniziava a dire sconcezze, parolacce, a dire ingiurie, a raccontare storie sordide sulla figura di Gesù. E tutti ridevano come dei pazzi. Ma credo che la chiave per capire il perché di queste immagini è proprio legata alla parola di Antonio, alla figura di Antonio, che significa il movimento erotico che combatte il male. Le colonne tortili, quindi, con la loro forma a spirale, creano quel movimento di vita che genera quel flusso energetico che unisce il micro e il macrocosmo. Possiamo quindi dedurre, per logica, che la pittura del Nelli non è contrasto, ma unione del tutto. E il riso, quindi, deve essere visto come un atto magico liberatorio, utile a far conoscere un'altra realtà, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Siamo tutti uno, siamo tutti legati alla madre, che con la sua forma pensiero si accende d'amore. Ecco il motivo per il quale la dipinge bellissima, solare, dolce, delicata, con le guance rosee di una donna che ha appena amato. Ma ha anche combattuto il male, dell'oscurità, ed è anche di vincitrice. È lei la luce, quel dolce vapore di cui ci parla Dante.